Buongiorno, sono Silvia, siamo a Villa del Balbianello. Oggi vi racconto la Loggia Durini. Venite con me. Questa stupenda loggia venne fatta costruire alla fine del 1700 dal cardinal Angelo Maria Durini, che allora era già proprietario di Villa Balbiano, non distante da qui. Quindi una Balbiano più piccola la chiamò Balbianello. È aperta quasi completamente sul lago e ci offre un panorama spettacolare. Questa particolare pianta è un Ficus repens, ha quasi 200 anni e viene potata con questa particolare forma per ricordare il biscione sullo stemma della famiglia Arconati Visconti, che fu proprietaria di Villa del Balbianello nel 1800. Possiamo ritrovarlo anche sulla balaustra e sopra le due porte della loggia. Questa rosa dei venti venne invece aggiunta negli anni 70 dal conte Guido Monzino, l'esploratore, e per questa ragione la mise qui, al centro della Loggia Durini. Guido Monzino fu l'ultimo proprietario di Villa del Balbianello, che morì scapolo senza figli nel 1988 e per questa ragione la donò al Fondo Ambiente Italiano, come la vediamo noi oggi.